Marco, Marco. Eccoci qua, ciao Gianna. Sempre la prima, ragazzi. Allora, aspettiamo Marco. Oggi puntata a tema. Ciao Azzurra, piacere di averti qui. Puntatona oggi. Puntatona. Allora, io ancora devo imparare qui come si fa. Allora, ho invitato Marco. Ti ho già invitato Marco, eccolo, grande Ciao Marco. Sandro, ciao a tutti. Allora, scusate la voce perché io fino a Marco lo sa, rifo saluti, ciao Gianna, ciao Azzurra, ciao Matteo. Fino a mezz'ora fa non dovevamo farla questa diretta, però insomma abbiamo deciso di farla perché non ci sono ospiti. Affronteremo degli argomenti che spero siano utili a chi vede questo video. E soprattutto, secondo me, servono a farvi porre delle domande. Magari noi a qualcosa proviamo a rispondere, però secondo me è una puntata riflessiva, nel senso che oggi parleremo di, no, non così a lungo perché la diretta sarà particolarmente breve, viste le mie condizioni di salute e le condizioni di acqua di Marco, che è alluvionato. Però si parlerà di case discografiche, come ci si presenta una casa discografica, un paio di cenni sui contratti discografici che si possono trovare. Prima di tutto, io voglio, insomma, mi piacerebbe che chi vede questo video e magari trovasse spunto per interloquire con noi, quindi le vostre opinioni, i vostri commenti negativi, critiche. Cerchiamo di fare in modo che anche chi sta guardando questo video dopo la diretta possa appunto farci delle domande e cercare insieme delle risposte, perché poi è quello che stiamo cercando di fare con la community in generale. Oggi appunto non abbiamo ospiti, siamo io e Marco e si parlerà un po' di questi argomenti qui. Invito chiunque fosse in chat e ci guarda in diretta, se volesse fare delle domande, le faccia, proviamo a rispondere, non sappiamo tutto, però per quello che sappiamo proviamo a rispondere. Io, Marco, partirei con una domanda, che è la prima domanda che uno, un artista in generale, un cantatore, uno che comunque vuole mettere la musica sulle piattaforme. Una domanda che si deve fare. Da questa domanda qui, o meglio, dalla risposta a questa domanda qui, se uno è onesto e sincero con se stesso, può anche darsi delle risposte. Cioè, Vai, vai. cosa vuoi fare te, artista, che guardi questo video, che sei sempre alla ricerca di capire come arrivare a una casa discografica? Come puoi autopromuoverti, come puoi diventare, fra virgolette, più visibile? Parliamo di famoso. Però la domanda è, te, della tua musica, cosa vuoi fare? Cioè, cosa vuoi diventare? Qual è il tuo obiettivo finale? Perché un conto, ragazzi, noi ora si parla di case discografiche, si parla di tante cose, però la domanda che uno si deve fare è, perché io voglio una casa discografica? Cioè, mi serve fare cosa? Innanzitutto c'è da capire questo. Io sono dell'idea, poi dimmi la tua, Marco, io sono dell'idea che se un ragazzo vuole, c'ha una passione, vuole fare musica perché gli piace, perché gli amici gli hanno detto che è bravo, allora fai la canzone, registra, mettiti sotto la fiore, bello, fallo. Ma cosa te ne fai di una casa discografica? Esatto. Cioè, se te vuoi farti il tuo CD bello, figo, magari autoregistrato, autoprodotto in casa tua perché sei bravo, perché c'hai due computerini e tre plugin interessanti,
ti fai il disco e lo vuoi tenere in macchina, cosa te ne fai di una casa discografica? Sì. Non solo, ma che pretese hai nei confronti della casa discografica? Sì, io penso che cioè, bisogna sempre, appunto, come dici tu, capire quello che si vuole fare. Faccio la musica perché è una passione e finisce lì. O qualcuno, come dici tu, mi dice che sono bravo, quindi io ho scritto quel testo e lo voglio buttare lì. Oppure faccio musica perché è un obiettivo. Sappiamo che è difficile, però ho un obiettivo e la voglio fare in un modo serio. Cioè, ma penso che sia in tutto così, eh? Cioè, tu, il tuo obiettivo qual è? Quindi, prima di tutto, bisogna stabilire questo. Poi, tutto il resto. Però vedo, secondo me, il discorso è che non avendo coscienza o conoscenza anche del mondo dell'industria musicale, si va sempre a cercare l'etichetta perché dice, ah bello, io ho l'etichetta, ho quello di là, sì va bene, ma sì. Non serve a niente. Cioè qui stiamo parlando di, ci sono purtroppo o per fortuna, dipende da come la si può guardare, 100 milioni di etichette discografiche sparse per l'Italia e nel mondo, di cui magari qualcuno ha ovviamente dei progetti seri, importanti, secondo l'artista, provano a farlo crescere in una certa maniera, eccetera, ma ci sono anche tante altre, che andremo a vedere, che sono etichette semplicemente che ti danno la possibilità di essere sulle piattaforme. Però, questo, perché magari io non critico niente a nessuno, ci mancherebbe altro. Perché uno, ragazzi, c'ha la passione per la musica, magari non ha tempo di stare dietro alle piattaforme, di andare a farsi un minimo di promozione, però lo vuole fare, ci vuole stare, mi affido un'etichetta X, qualsiasi, senza pretese. E questa è una cosa che io assolutamente posso condividere, nel senso, perché uno non ha tempo di, o non vuole semplicemente sbattersi, andare a cercare vari distributori digitali, farsi le copertine, anche se in tutte le etichette la copertina te la devi fare, però tocco vabbè. Subito un argomento un po' piccante, subito così. Bam. Vai, a bomba. Allora, anch'io quando ho iniziato, cioè da poco, da 2 annetti, a pubblicare la mia musica sulle piattaforme, pensavo che bello, guarda, mi sono arrivate 10 mail di etichette che mi vogliono mettere sotto contratto. Mamma mia! Cioè, quando tu sei lì e sei all'inizio e non sai ancora, non sei in quel mondo, non riesci a capire perché non puoi capire obiettivamente. Cioè, tutto quello che ti arriva per te è bellissimo, è bellissimo. E ci vuole veramente poco per cascare su queste cose qui. Veramente poco, perché intanto la tua testa va e gira e dice Madonna, questa casa, questa etichetta, questa... allora mi vorrà fare, mi vorrà dire. Il problema diventa quando ti arriva il contratto discografico e lo leggi. Il contratto discografico voleva arrivarci all'ultimo punto, però vabbè. L'ho messo subito lì, però dico... Vabbè, ne parliamo fra un attimino. Però è vero, cioè, è vero, tutti bene o male hanno fatto questa cosa, perché uno diceva, ah, bello, figo, faccio il brano, lo metto su, guarda là, mi è arrivato quello, l'editore, no, l'editore non l'affronto. E quindi, cioè, sì, vai, fai un contratto, però il problema è che magari può essere vincolato, cioè è fine a se stesso, nel senso, se è un contratto discografico innocuo, che poi si parla, ora, contratto discografico, si parla di contratti di distribuzione. Beh. Quindi si tratta solo di royalties su quei brani lì, su quei determinati brani lì. Dicono fai un brano con noi, spendi tot, quello che succede, succede. Esatto. E quello va bene. Uno fa le sue scelte, nel senso, ci sono anche tanti di noi della community che l'hanno fatto, che poi magari hanno avuto, fra virgolette, la libertà poi di poter scegliere in altri modi. Questo sono errori che si fanno comunemente tutti, perché ci sono 150.000 etichette discografiche, possiamo etichette discografiche, siamo così, post agenzie, chiamano come cavolo ti pare. La nostra che appena esce qualcuno, si fa il giro di tutte le release radar, si fa di tutte queste cose, boom, vanno là, prendono a campione 500, e su 500, se me ne firma 100, io da quelli qualcosa prendo. Però ragazzi, quella non è la strada, non è l'industria discografica, e non stiamo parlando di un percorso discografico, non stiamo parlando di niente. Il problema è che
le case discografiche è un'altra cosa. Cioè, case discografiche che si possono interessare a te, che non sei nessuno, perché non ti conosce nessuno. La cosa più importante che c'è da fare, questo è un concetto che va capito. Quindi, allora, ricapitoliamo. Partiamo dal presupposto del ragazzo che vuole far carriera, ok? Che vuole andare a vivere di musica, che vuole arrivare a un certo livello. Per tutti gli altri, lasciate perdere, nel senso, pubblicate da soli, ci mettete 5 minuti, ragazzi, per pubblicare un brano, ci mettete 5 minuti, prendete un distributore, spendete 30 euro l'anno, 5 euro a release, fatevelo che cavolo volete, vi fate l'opertina, bello figo tutti. Ma una casa discografica è una cosa diversa. Una casa discografica, la prima cosa importante, stiamo parlando di case discografiche di medio-alto livello, cioè case discografiche con un produttore discografico, con uno staff serio alle spalle, con un direttore artistico, gente che ti spinge e che lavora con te. Allora, per arrivare a questi, noi bisogna essere per primi convinti e determinati a lavorare in questa direzione. Non pensate nessuno, ma nessuno, dai 15 anni ai 50 anni, a quello che vedete in televisione, ragazzi. Chi arriva si fa un mazzo così. E come diceva qualcuno, non mi guardare lì, ti guardami i bracci. Perché la prima cosa che dovete fare è imparare a camminare con le vostre gambe. Siete voi i primi che dovete trovarvi le serate, andare a suonare, promuovervi sui social, avere dei numeri e del prodotto interessante da poter proporre a una casa discografica. Ma se voi non siete nessuno, non vi pensate mai di suscitare un qualche minimo interesse da parte di una casa discografica Ma infatti, seria. se tu, come voi, fate caso, quelli che poi vanno a finire sempre nelle case discografiche, oggi come oggi, sono i TikToker. Sono comunque personaggi che hanno una grande visibilità. Poi sono quelli, cioè i TikToker ormai diventano, fanno brani, fanno musica, fanno pure talent, quindi voglio dire. Poi sono quelli, chi ha già una Sì, pubblico dietro. è vero, però magari non tutti vogliono fare il talent, magari non tutti passano le ore a esibirsi su TikTok. No, È no. vero che i primi a smazzarsi bisogna essere noi stessi, cioè quando vai a incontrare un produttore discografico che vuol puntare su di te, allora innanzitutto sfatiamo un mito subito, e qui perché oggi noi ragazzi c'è gente che smetterà di suonare perché ha capito che non vado a punto pari, c'è gente che mi auguro smetta di guardare della gente che sono anche discretamente famosi perché si stanno continuando tutti i giorni, più volte al giorno, a fare video su YouTube, su tutti, e stanno dicendo delle fesserie colossali. Ragazzi, io lo dico perché io ci sono dentro, e allora io ve lo dico, non esiste. Qui, ragazzi, mettetevelo tutti in testa, lo scrivo anche poi nei commenti. Non esiste una casa discografica che non vi fa pagare niente. Io sento e continuo a vedere videoclip di gente che fra l'altro sono anche discografici, quindi sono anche bugiardi, che dicano che le case discografiche serie non si fanno pagare. Questa è una cazzata. Perché dietro a quella casa discografica ci sono persone che lavorano, c'è uno staff, infatti io sto parlando di case discografiche serie. Le case discografiche serie, dietro c'è uno staff fatto di persone, di professionisti, e più si sale di livello, più persone ci sono e più professionali sono, che dalla mattina alla sera di mestiere fanno quello. Quindi, se voi volete un prodotto fatto al pari livello di tutti gli artisti che ci sono fuori ora, che ascoltate in radio e guardate in televisione, questi
vanno pagati. Quindi o venite fuori da un talent, ok? Ma vi assicuro che poi andrete a cantare e a suonare brani della casa discografica, non vostri, ma altrimenti se volete fare questo mestiere dovete investire nelle persone giuste, nelle situazioni giuste, quindi andate a vedere, non vi buttate, qui mi ricollego a quello che dicevi te, non vi buttate a lavorare con etichette che non hanno fatto niente o che non hanno crediti, o che informatevi su quell'etichetta, parlate, fatevi dare nomi, indirizzi, cioè chi sono, chi è che lavora dietro di voi, questo dovete fare per sapere se sono etichette serie oppure no. Ma Possono essere entità nuove, possono essere entità ormai consolidate, quindi lì andate sul sicuro, ma anche all'interno di entità nuove ci sono, se ci sono dei professionisti dietro, andate a vedere cosa hanno fatto, con chi lavorano. Per certo vi dovete dare dei crediti, perché è come io, guarda, oggi ero qui vicino, fra l'altro non so se c'è, comunque lo saluto uguale, Luigi, ho conosciuto questa persona che è un produttore che ha il suo studio di registrazione piccolino, fa proprio da produttore, no? Produce anche per altri ragazzi, eccetera, e mi è venuta questa metafora strana, però. Cioè, se te di lavoro vuoi fare una cosa, devi aprire un'attività. Per aprire un'attività ti servono dei fondi. Se io voglio aprire una pizzeria, faccio un esempio stupido, l'ho fatto io. Se io voglio aprire una pizzeria, cosa devo fare? Devo trovare il fondo, devo investire sulla strumentazione, chiamiamola generalizzata, e se voglio mantenere una certa qualità, mi devo rifornire di determinati prodotti che sono migliori rispetto ad altri. Però il discorso qual è? Se io voglio spendere poco, mi faccio la mia attività in campagna, lontano dal mondo, dove non c'è nessuno e dove non mi ascolta nessuno, però io sono contento, ho la mia attività e su lì. Ma se io voglio emergere, se io voglio essere al pari di tante altre pizzerie top nella città di Milano, io non ti dico, me la devi prendere in galleria, però ovviamente devi fare un qualcosa di alto livello, quindi il livello sarà superiore perché l'investimento sarà superiore se ti affidi a delle persone appunto affidabili che ti garantiscono un certo prodotto. Poi, rovescio della medaglia, puoi anche fare un super mega store, eccetera. Poi se non va, non va, però ci hai provato, cioè sai, eri nella situazione giusta per poter arrivare. Cioè, chi vuole fare museo di mestiere deve arrivare a fare questo. Perché un professionista dovrebbe lavorare per te? Ma già Deve lavorare per te, riassumendo un po' tutto. Perché? Perché sei innanzitutto una persona che comunque sa camminare da sola, quindi ti sai autopromuovere, sei molto presente sui social. Presente sui social vuol dire che comunque le persone interagiscono con i tuoi profili. Cioè, se te hai, come diceva il vecchio amico Milewood, se te hai 100.000 follower, ma ne ho comprati 90.000 dal Bangladesh. Quando vai a fare una storia, vai a fare un post e hai 10 visualizzazioni e 3 like, capisci che, cioè, si va a vedere anche quello. Cioè, tanti sono diventati famosi perché prima facevano altro, cioè fanno post di qualsiasi altra cosa, però al momento in cui decidono di fare un qualcosa, hanno un seguito. Cioè, queste sono persone comunque non sono influencer, però comunque sono persone che hanno catturato un certo numero di una certa fan base, indipendentemente da quello che fanno, però sempre fan base, e al momento in cui tu uscirai con qualcosa di nuovo, avrai già i tuoi primi fan sicuri che ti ascolteranno. Quindi più
diciamo, è importante questo numero, più ovviamente è un appeal anche per le case discografiche. Non solo, ma ti dovrai già essere un po' mosso sulle piattaforme, perché comunque avrai già pubblicato qualcosa, avrai già, che ne so, delle locandine di un certo livello, magari ti sei già affidato a qualche videomaker per fare un videoclip importante. Quindi c'è la prima cosa da fare è dimostrare a una casa discografica che sai camminare da solo, cioè devi creare interesse nella casa discografica. La casa discografica oggi per nessuno spende, nemmeno le major spendono. Perché le major vanno da i talent? Vanno dai talent perché quel ragazzo che va al talent e arriva in serata, a parte che ha già il contratto discografico, però facciamo un passo indietro. Arriva già lì, ha già un pubblico disumano di persone che ascolteranno le sue canzoni, che li saranno dietro i social, eccetera, di là. Però Quindi le major si muovono così. non voglio che passi anche solo questo messaggio, perché parliamoci chiaro, io ho delle persone che conosco che hanno fatto dei talent e non è proprio così, nel senso che, ok, hai dei numeri, però il problema non è tanto, il problema è che sei vincolato per un po' di tempo e questo lo sappiamo tutti. E poi, cioè, quando esci da lì non sei più nessuno. È come se dovessi ri rifare tutto Lo so. quello che hai fatto prima. Che Ma è ricostruire. per questo, esatto, ma è per questo che io dico è più importante riuscire a camminare da soli, perché mi permette anche di sbagliare. Cioè, andare a un talent, allora, i ragazzi vedono i talent, e questo è il messaggio sbagliato che passa, perché io le major non le volevo nemmeno nominare, perché no, non sono neanche contratti discografici, sono contratti di Oh. rappresentanza, non so che cosa sono, perché... Poi No, perché cantano le canzoni, gli autori dentro le case discografiche scrivono per questi artisti. Poi ci sono gli interpreti che vanno avanti, ci sì. sono gli interpreti che mollano. Va bene? Però io, se voglio andare a fare un talent, è perché voglio diventare, voglio provare a fare la mia musica. Non ti sarà mai concesso, a meno che non tu sia l'eccezione che conferma la regola. Assolutamente. Tra l'altro, ti dissi l'altra volta, io andai a cercare anche un po' di ragazzi che avevano fatto talent in passato e sono tutti vincolati da contratti con major e non possono fare niente. Contratti di esclusiva, loro devono stare fermi 3-4 anni e poi quando riprendono Ma devono addirittura ripartire da zero. mi dicevano che gente che conosco, che comunque ha suonato molti anni fa, con case discografiche, addirittura etichette discografiche molto importanti. Di tanto tempo fa, che cioè, oggi come oggi avrebbero voluto rifare le canzoni in stile moderno, e sostanzialmente quando hanno chiesto se potevano farlo, gli hanno detto: ma guardate che se voi fate questa cosa qua, nel contratto che abbiamo firmato c'era scritto che tutti i brani sono a vita, cioè sono contratti a vita addirittura, capito? Cioè per tre. Certo. Per esempio, se non superano tre generazioni, praticamente questi brand non si può. Tutti gli incassi e tutti i diritti li prendono sempre loro. Quindi c'è cioè, cose Ma surreali. se sono contratti editoriali, cioè contratti editoriali valgono 70 anni dopo la morte dell'autore. Sì, infatti, dico, parliamo di cose. Quindi per questo io ancora oggi ho parlato con questo ragazzo, ho parlato di editoria, perché io, come sai, ho messo un crocione sopra gli editori, ma per un semplice motivo, cioè, bisogna guardarci in faccia, ragazzi, le cose cambiano di anno in anno, di giorno in giorno. Oggi, quindi ancora meno domani, avere un editore non serve a niente. A cosa serve un editore? O becchi un editore, però si ritorna lì. Devi essere qualcuno che sa già camminare da solo, se è uno che già... Allora a quel punto puoi anche valutare se ti può servire o no. Ma avere un editore ora, cioè un conto, ragazzi, è un contratto discografico. Ora facciamo questa brevissima differenza e poi lo riprendiamo un'altra volta. Contratti, allora parliamo di contratti ora e poi dopo si parla di un'altra cosa. Allora, contratti discografici fondamentalmente sono due, generalizziamo due. Contratto di produzione musicale,
è un contratto di licenza. Chiamiamo così, grosso modo, poi chiamano come cazzo vuoi, però insomma i contratti sono questi. Allora, il contratto di produzione musicale è il contratto che non ti offrirà nessuno. Dove in teoria, diciamo, la casa discografica si occupa della produzione dei suoi brani e in teoria non chiede niente. Quindi capisci la controversia. Però il contratto discografico in teoria è così. Che succede? Che succede? Quindi ritorniamo al discorso major che facevamo prima. Sul contratto di produzione musicale, il master, che poi sia un singolo, sia un EP, che sia che tu vuoi, lo fa la casa discografica. Quindi il master è della casa discografica, non è tuo, è della casa discografica, te non lo vedrai mai. Quindi poi ci saranno vari accordi interni, loro potranno farne quello che vogliono, eccetera, ma il master resterà sempre e unicamente della casa discografica. Questo è il primo. Non solo, ma ammesso e non concesso e non lo trovate, non lo trovate sta cosa. Ammesso e non concesso che poi riusciate a trovare una casa discografica che si occupi e vi fa un contratto di produzione, per cui voi, dicevo, questo caso qui non lo vedrete mai, ma non solo. Negli accordi che poi verranno stipulati riguardo royalties, eccetera, e cose di là, la casa discografica, questa è la cosa, cioè, è la cosa formale, però è diventata una barzelletta anche questa. Cioè, voi non vedete mai una lira, diciamo le cose come stanno, perché loro ti diranno: guarda, noi per fare questo singolo EP, abbiamo speso tot, non ti diranno la cifra. Abbiamo speso la cosa. Quando noi saremo rientrati completamente delle spese, le percentuali saranno queste. Vai tranquillo. Non rientrano mai. Anche perché, ragazzi, stiamo parlando del mondo in streaming. Oggi la musica si fa in streaming. È vero che se è una casa discografica e magari anche un reparto di booking vi fa fare le serate, vi fa fare concerti, vi fa fare le cose. Ma non rientrerete mai, cioè non rientreranno mai di queste spese. È impossibile, Sì, ma perché tu immagina, ora mi scosso leggermente da questa cosa parlando sempre di un sì. contesto, però è quello di distribuzione, ok? Tu produci il tuo brano, ha un costo, giusto? Non sei sotto etichetta, ha un costo. Magari metti alla SIAE o Soundtrap, quello che sia, 50% l'uno, perché comunque magari chi ti ha prodotto vuole il 50%. Adesso arriva un contratto di distribuzione, parliamo di lì, arriva un contratto di distribuzione, ti dice: io ti distribuisco qua, qua, qua e qua. Però dal contratto ti dice: io voglio il 50%. Quindi tu il 50% devi dare a lui. Il 50% di distribuzione lo devi dare all'altro. Ah, vabbè, ascolta, no, ora se il discorso è questo, cioè se si parla di 50 e 50 sui diritti siamo sull'editoria, è un'altra Sì, vabbè, cosa. io ho detto 50, potevo dire il 20, voglio dire, cioè non. Allora, diciamo che può succedere che il produttore, che sia un arrangiatore o che sia un produttore discografico, che sia chi cazzo è, che comunque ti fa questo contratto, possa voler firmare il brano. Certo. Firmare il brano vuol dire comunque, di solito, per il discorso che ti facevo prima, sul contratto discografico, sul contratto di produzione discografica, in teoria questa cosa non c'è. Perché? Perché il master è tutto suo. Quindi, se ti fanno al massimo ti possono far firmare un contratto editoriale. No, no, ma io parlavo di un artista indipendente. Cioè, nel senso, tu. Un artista indipendente, ma te lo dico nel mio caso, cioè facciamo le cose papale papale, chiari alla luce di sole, ok? Un arrangiatore, chiamalo producer, chiamalo voi, te c'hai il tuo brano, vai da un professionista che ti fa l'arrangiamento del brano, va bene, ti fa mixaggio, se tutto ti fa bello, pulito, tra e te lo dà. Se è un professionista, perché ha dei crediti importanti, perché vuole comunque firmare il brano che ti ha prodotto
anche a garanzia tua di qualità del brano, perché se a te ti arrangia qualcuno che ha dei crediti, il tuo brano acquista valore. Certo. Capito? Non in termini economici, ma proprio in termini di valore generale. Cioè, te comunque hai collaborato con tizio che ha fatto, cioè, fa curriculum anche all'artista, no? Quindi posso capire che l'arrangiatore sì, in quanto poi alla fine ha praticamente fatto quasi tutto, diciamo, i 12/24 della composizione, non ti prende i 12/24, però diciamo che fra i 3, i 5 può darsi che te li chieda. Questa è una scelta tua, perché comunque se l'arrangiatore lo paghi, però dici vabbè, sono accordi interni che fai. Il problema è che un conto è, questo è un discorso da indipendenti, da uno che fa. Torniamo alle case discografiche. La casa discografica, c'è il contratto di produzione musicale, il contratto di produzione musicale, il master rimane alla casa discografica, che non te lo darà mai. Perché ti dovrebbe dare il master? È un prodotto suo, hanno investito loro, lo gestisco a loro, sono capace di farlo che cavolo vogliono, e domani ti mandano una pedata nel culo e lo fanno cantare un altro. Magari ci sarà una clausola per cui ti ripartiranno una piccola percentuale al netto delle spese sostenute in fase di produzione, quindi anche in quel caso non prendi niente. Vabbè. E questo è, diciamo, un po' tutto quello che si va incontro quando si parla di case discografiche giganti, quando uno vuole puntare a un talent, ci voglia arrivare a una major. Ragazzi, alle major non si guadagna nulla, io ve lo dico. No, 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 ma poi la cosa strana è pure che magari il brano l'hai scritto tu, quindi sei tu l'autore, però siamo sempre lì. Siamo sempre lì, il problema è andare a vedere quello che fai. Allora, diciamo le cose come stanno, gli artisti ce ne sono poi che campano di musica, ma quelli grandi fondamentalmente, scusate, guadagnano da concerti. Sì. Ragazzi, i live sono il pane degli dei musicisti. Forse al firma, qualsiasi forse. Eh? Forse anche dal firma copie, forse. Anche dal firma copie, anche dal firma copie, ma fondamentalmente sono concerti, perché comunque sono ripartiti nuovamente fra casa discografica, e quindi sono quelli, cioè, il problema, ma infatti il problema qual è stato con il lockdown? Perché tutti i più grandi artisti si sono riversati nelle piazze? Perché non potevano fare concerti. E questa è gente che campa di questa roba. Non è che la gente non li ascolta sulle piattaforme, l'ascoltano, ma dagli streaming non ci si fa niente, ragazzi. Cioè, quindi bisogna fare concerti. Quindi, ritornando all'inizio, te, ragazzo, giovane, meno giovane, che vuoi vivere di musica, hai mai fatto concerti? Sai cosa vuol dire fare 2 ore di concerto? Hai le capacità di fare 2 ore di concerto? Ora, te, Marco, ti ha suonato fuori, live. Io concerti ne ho fatti tanti, ragazzi. Non è uno scherzo, Cioè, bisogna a quel punto tirare fuori quello che sai fare, devi saper cantare. E sembra banale, ma vai a prendere ora chi è che usa tutti questi aggeggini. Sai cantare? Io sinceramente concerti ne ho fatti tanti, non sono mai stato un gran cantante, però i concerti ne ho fatti tanti. Io non mi presenterei mai, ora sono vissuto un'altra generazione, ma io non mi presenterei mai con l'autotune su un palco, ragazzi. Io ve lo dico sinceramente, per come sono fatto io, preferirei prendere un carciofo in faccia piuttosto che presentarmi. Comunque, vabbè, lasciamo bene. Allora, se no si divaga. Allora, torniamo, perché qui si era detto si fa veloce. Cazzo, nei 40 minuti. Allora, stringiamo al succo. Abbiamo parlato del contratto di produzione musicale. Ora, contratto di licenza. Contratto di licenza, di master, eccetera, distribuzione. Questo è quello, secondo me, l'unico che dovete tenere in considerazione. Perché comunque, un salutone agli augurati. Perché comunque il contratto di licenza è un contratto che permette di
far lavorare sia la casa discografica che l'artista in assoluta serenità e si cerca insieme di ottenere un risultato. Allora, prima di tutto c'è da capire che il contratto di licenza cosa prevede? Che la proprietà del master rimane all'artista. Nel caso sia l'artista a aver prodotto o essersi fatto produrre quel master, brano, singolo, EP, eccetera. Insieme alla casa discografica e nell'arco di un periodo che si pattuisce in questo contratto, che poi sono tutte scritture private, non c'è bisogno di notai, non c'è bisogno di cose, ecco perché bisogna stare anche molto attenti, perché sono anche molto volatili questi contratti, bisogna stare attenti a quello che si scrive e che si firma, e vi dico anche che cosa non firmare. Ovviamente la casa discografica deve avere un periodo di tempo, specialmente se non siete così famosi, così appetibili a chi non vi conosce, perché ovviamente state iniziando ora, magari è il vostro primo contratto discografico, permette a entrambi di crescere, cioè di acquisire, di creare un percorso di crescita sia per l'etichetta, perché magari non è una big ovviamente, sia al gruppo, che non è cercare insieme di programmare nell'arco di 1, 2, 3 anni, quelli che saranno 4, 5, dipende da quanto poi uno si vorrà mettere d'accordo, per creare un percorso di crescita, di visibilità, quindi di promozione, quindi studiando bene la distribuzione, perché anche la distribuzione bisognerebbe distribuire su determinate, con determinati distributori piuttosto che su altri, perché ci sono qualcuno che sono proprio la merce di cani e porci, altri che fanno una certa selezione e quindi raggiungono anche entità ad un certo livello superiore. Però, e qui chiudo, si ritorna sempre lì. Cos'è che mi permette di raggiungere un più alto livello? Avere un prodotto di livello assoluto. Io non sono via a scagliare frecce, ragazzi, però in tante community, anche in tanti gruppi, ho visto dei post dove dicevano: ragazzi, spendete le 100 euro in produzione, perché almeno fate un qualcosa di decente e lo mettete sulle piattaforme. Con 100 euro di produzione, ragazzi, andateci a mangiare una pizza. Perché lavorare con un professionista e non vi prende 100 euro. Cioè, voi se volete aprire quella benedetta pizzeria, mettete un bel piano di marmo rosso fuoco che si vede lontano 1 chilometro con tutti gli specchi e fate un lavoro per buttare dentro la gente, o ci mettete un tavolaccio di legno tutto rotto con la ghiaia a terra? Ragazzi, cioè, bisogna capire che cosa volete fare con la vostra musica. Allora, se vi affidate a dei professionisti, a un costo può avere dei risultati. Se volete fare il CD e tenerlo in macchina, fatelo a casa nel vostro studio, non andate a cercare professionisti, ma soprattutto non andate a rompere i maroni alle case discografiche lamentandovi perché poi nemmeno vi rispondano. Perché se è qui, chiudo, poi ti lascio parlare, e qui mi rifaccio all'ultimo punto che volevo affrontare, è come ci si presenta a una casa discografica. Ragazzi, fate cacare. Tutti, ve lo dico sinceramente con tutti i bene che vi voglio e chi mi ascolta. Ma arrivano dei messaggi dove mi mettono un link di YouTube. Cosa ci devo fare? Io, casa discografica, cosa ci devo fare? Ma Cioè, come ti presenti? Io mi annoto, io, lo sai cosa faccio io, Marco? Lo sai cosa faccio io, Marco? Io mi annoto il nome, lo segno e lo blocco. Io di quello non ne voglio sapere niente. Ma perché io, no, io nel senso, perché discografico si dovrebbe perdere tempo con te che ti presenti con un link? Ragazzi, a una casa discografica ci si presenta con una bella biografia, dove voi dite anche quali sono i vostri progetti futuri, che cosa avete fatto, quella è la vostra storia. Ovviamente cerchiamo di riassumere, dovete destare interesse, non è che dovete scrivere un libro, perché se no, dopo 3 pagine, uno ascolti il brano e se fa cagare non vi caga lo stesso. Però, cioè, dovete far capire e trasmettere la vostra passione, la vostra voglia di fare, la vostra voglia di diventare, la vostra voglia di essere partecipi di un percorso importante. Perché voi state in quel momento lì,
facendo perdere tempo, se vogliamo dire così, diciamo che c'è uno staff che sta dedicando tempo al vostro progetto. Questo tempo può essere impiegato in altri 100.000 modi. Quindi ci vuole anche rispetto per chi sta dall'altra parte. Quindi una bella bio, spiegate che cosa siete, cosa avete fatto, le vostre collaborazioni, se avete lavorato con qualcuno, quali sono le vostre ambizioni. Io personalmente non prenderò mai in considerazione qualcuno che mi manda un semplice link o semplicemente non mi dice che cosa vuole fare della sua musica. Io, cioè, se un discografico dovesse rispondere a 400 mail di 400 ragazzi che gli mandano un link, quindi fatevi la domanda perché spesso e volentieri, quasi sempre, nessuno vi risponde neanche all'email, perché non è questo il modo. E poi si ritorna lì, se presentate comunque un demo o comunque un qualcosa di fatto bene, dice, ma se lo presento fatto bene ho già speso, poi magari mi fanno rispendere perché si fa la promozione. Lo so, ma è così. Cioè, se un discografico vede che vi state dando da fare, quindi se avete già un prodotto fatto con certi crismi, non deve essere un brano fatto come Elodie o Dua Lipa, un dico mio, questo ci si arriva con questa discografica, magari se c'è professionisti dietro, ma comunque. Se avete già un certo percorso, si ritorna all'inizio. Se sapete camminare con le vostre gambe, allora forse, forse siete in grado di fare lo step successivo. Però, come si diceva molto tempo fa, senza lilleri non si lallera, nel senso ci vuole il talento, ma ci vuole anche la voglia di investire tempo e denaro, secondo me, in un progetto che può portarvi a un qualcosa. C'era un video di, non mi ricordo chi, forse sempre di Milewood, che vi consiglio di andare a vedere perché sul nostro canale YouTube, andate a vederlo, iscrivetevi, ci sono anche i video che ci ha gentilmente concesso Milewood, dove dice veramente la vostra, voi siete la startup di voi stessi, no? Cioè voi dovete investire nelle migliori qualità e opportunità che vi si porgono davanti. Per arrivare a dei risultati, ma perché se no sarete sempre parte di quel minestrone che è oggi il mondo della musica. Quindi ci sarà quello, come si sentì l'altra volta, che ci mandò una canzone che si arrangiava con le pentole, e insieme a quell'altro che magari ha tanta potenzialità, ma non vuol tirare fuori un euro. E non esiste. Questo mettetevelo in testa: non esiste nessuna casa discografica. Se state cercando questo, smettete oggi, perché non esiste nessuna casa discografica che oggi dice, oh, bello, figo, vieni da me, ti faccio il disco. Non esiste. No. Voglio gli sbugiardiate. Quindi scrivete nei commenti, Sandro, non è vero, io ho trovato questo e mi trovo benissimo e io a dicembre sono a Sanremo Giovani. Oh mamma, Sanremo Giovani. Ragazzi, fermi. No, questa la devo dire, poi basta, sto zitto. Case discografiche, ma te l'hai visto Marco? Cioè, case discografiche che a fine settembre hanno fatto i post, vuoi partecipare al Festival di Sanremo Giovani? Scrivici, ti ci mandiamo noi. Ragazzi, ma di cosa si sta parlando? Cioè, te hai fatto un brano che è l'inno del corpo sciolto, che a me piace tantissimo, grande, mi dice, mancherebbe altro. Ti vuoi presentare con quel brano lì a una casa discografica che secondo te ti porta a Sanremo Giovani? Non c'è concezione, non c'è cervello, non c'è logica. Cominciamo a ragionare un attimino. Fermate tutti, spengete la televisione un attimino, cellulari. Cosa si sta parlando? Io sono bravo, devo avere un prodotto finito, bello, devo piacere. Ma davvero, per arrivare a lavorare con i professionisti, io ci devo lavorare, ci devo andare a cercarli, ci devo entrare dentro. Di avere un Quindi, progetto. un progetto serio, un progetto fatto non solo di canzoni, ma di motivazioni. Cioè,
Io non è che, ragazzi, ma non è che voi andate da Dardaste. Ora, parliamoci semplice, no? La gente pensa, voi da Dardaste, se sente Dardaste in mio brano, me l'arrangio, bello, figo. Sì. Ma magari Dardaste te lo fa anche un disco, eh. Non ti dico, magari va. Ma te lo sai, ci vuole 100.000 euro per farsi fare un disco da Dardaste. Forse sono stato basso. Forse sono stato basso. Però un arrangiatore professionista, io lo dico perché ciò che rivede tutti i giorni, ci si sente tutti i giorni e ci lavoro, per fare un brano, arrangiamento, la produzione completa di un brano, si va fino ai 3.000 euro. E poi io vedo, c'ha tre gruppi che dicono, ma ragazzi, ma investite 100 euro in una produzione fatta bene, perché meno vi rimane. Di che si sta parlando? Sì, diciamo che le produzioni arrivano fino non a... si deve, però ovviamente, come dici tu, chi è un professionista e riconosce magari in te, in una persona, in due persone, in tutte quelle persone, un progetto serio, un progetto nel quale ovviamente può guadagnare anche lui, perché parliamo di questo, no? Cioè un dare avere poi, in cui può guadagnare anche lui, allora magari... Cioè... Ma certo, ma allora il talento, quando io dico, cioè i professionisti dentro le aziende discografiche ci sono, no? E ti sto dicendo che su commissione un arrangiatore professionista prende una certa cifra, ma sì. Quando ti presenti in una certa maniera una casa discografica, ecco, questo non so se è passato un messaggio diverso. Se sei una persona che cammina da sola, che ha delle potenzialità, che ha un talento, che ha una bella voce, sai cantare, sai suonare, che sei un personaggio che può andare sul palco e può aver carriera, ovviamente la casa discografica ti viene incontro in questo, cioè non si sta a parlare. Quelle cifre che ho detto non sono cifre che penso si possa permettere nessuno, Perché magari però si trova un equilibrio. 30 euro, cioè no, e fuori. Si trova un equilibrio giusto, però partire dal presupposto che io, a prescindere, siccome ho speso i miei soldi per fare la produzione, mi presento a una casa discografica e mi dica: no, guarda, bisogna metterci le mani, non voglio più spendere niente. No. Vuol dire aver buttato nel cesso i soldi che hai fatto, cioè non c'è capito niente. Sì. Quindi, per fare lo step successivo, ovviamente ti devi presentare in un certo modo. Quindi, il tuo primo investimento lo devi aver già fatto. Certo. Però devi partire dal presupposto che non esiste una casa discografica seria che ti fa una produzione e non chiede niente. No. Ma non solo, nelle case discografiche, quelle fatte bene, c'è un ufficio stampa che spesso e volentieri è esterno. E chi lo paga? Spesso e volentieri, no, ragazzi, e spesso e volentieri ci sono tutta una serie di videomaker, ci sono fotografi, c'è tutto uno staff. E chi lo paga? Sì, Cioè, sì. Voi dovete pensare a questo, cioè, se io casa discografica produco te, Marco, e ti dico: guarda, no, vieni qua, c'è un pezzo bello, vieni qua, si fa tutto, si fa ufficio stampa, si fa videoclip, bello. Io devo tirar fuori, io non sono nessuno, sto parlando in generale, io a casa discografica dovrei tirar fuori 20 o 30 mila euro, perché queste sono le cifre che io, se dovessi tirar fuori di tasca tutto, se fa un videoclip disumano, come fa Iramo, come fa queste cose qui, eccetera, e di là, si fa un master esagerato, eccetera, e di là, si va sulle piattaforme, si fa la promozione, circuiti, radiodate, quindi sono scemo. Ma non perché non credo in te, ma nessuno ha voglia di buttare via 20 o 30 mila euro. E quindi le major vanno direttamente là, ma puoi arrivare anche alle major magari destando interesse, collaborando e lavorando con un'etichetta che ha contatti diretti con quell'entità lì, perché non sì, tutti sì. sono Poi, occidentali. Conosco persone che magari hanno degli accordi con delle etichette e dicono: io esatto, ho degli accordi con la distribuzione, quindi ufficio stampa e tutto quello che vuoi. Allora che facciamo? Facciamo che la produzione, ti sto facendo un esempio clamoroso, no? Che la produzione te la faccio io, però tu sei costretto a investire sulla distribuzione. Se c'è, ci sono persone che conosco che poi sono accordi tra l'etichetta e la distribuzione, giusto? Cioè, magari spendi 1.000 euro di distribuzione per un brano, però dico, ci sono anche determinati parametri, voglio dire, poi ogni etichetta ha i propri. Sì, ma l'importante è che ci sia la collaborazione, ragazzi, cioè non è arrivato nessuno.
quando te arrivi a un'etichetta e se ti metti a sedere hai già fallito. Certo. Cioè, è come quando uno comincia a farsi brano, no? Quindi voglio registrare, mi devo faccio i pitch su Spotify, faccio la promozione perché poi tot giorno mi esce il brano, no? Eccetera. Quindi faccio tutto il lavoro, mi esce il brano, oh, bene, è uscito il brano. Fine, ciao. No. Lì Così. devi iniziare. Quello è punto zero, cioè è lì che te devi iniziare. Quello è a fattore, è che tu hai apparecchiato la tavola. È come se tu porti la roba in tavola e tu va via. No. Ora qui si mangia tutti. E Esatto. si mangia di brutto. E così vale per la casa discografica, cioè hai investito, hai apparecchiato un prodotto e te artista in maniera tale da poter destare l'interesse di una casa discografica. Sei arrivato alla casa discografica, hai contrattato un accordo che ti permette di lavorare in tutta serenità con uno staff che ti sta dietro, che ne sa più di te, perché ci vuole l'umiltà. L'umiltà è questa. Dietro ora te hai uno staff che ne sa più di te. Perché è 20 anni che lavora con i professionisti, sperando non sia gente che ti prende per il culo, ovviamente. Però, appunto, ti do informa, ti segui, chi c'è, chi non c'è, guarda le storie della gente. Non ci si fa così dal nulla. Quindi, cioè, arrivi lì, hai apparecchiato tutto, hai questo prodotto, ed è stato l'interesse, ti sei accordato sulle modalità che serviranno a tutte e due per creare lo step successivo, se molli. Però Sei lasci. finito, lo lasci lì. Cioè, te dovrei essere il primo a continuare a promuoverti ancora di più perché hai ancora più mezzi, hai ancora più visibilità, hai Bruciato, più opportunità. magari hai la Quindi canzone vai, del mondo. devi volare, capito? Ecco perché ti dico: chi si presenta a una casa discografica deve trasudare entusiasmo, cioè la voglia di dire io lo voglio fare. Il ragazzino che arriva mi manda un coso, oh, va bello fra, vieni qua, c'ho questa, me la metti, vai, si spacca, si va. Dov'è? Infatti questa C'è cosa nessuno. fa completamente ridere, perché siamo nel 2022 e probabilmente rispecchia la generazione di oggi, perché poi penso, io non abbiamo parlato di questa cosa, ma poi penso che sono tutte quelle persone lì, di quell'età lì, che non hanno rispetto probabilmente di quello che si fa e pensano che buttano lì il brano e noi siamo i fessi, tu in questo caso sei, dice, è bello, bello, bello. Non è Ma così. poi anche, cioè, una volta che ti si presenta, perché magari succede, che ti si presenta l'occasione, no? Di conoscere delle persone che hanno agganci, conoscono, ma non è che la gente ti deve promettere d'arrivare, cioè, hai la possibilità di essere ascoltato, non da me, non da te, non da un altro, cioè, da persone che fanno questo di mestiere a alti livelli, no? E che di lavoro scoprono certa gente. Quindi, cioè, non puoi dare sempre tutto per scontato. Ah, io sono bravo, io sono arrivato. No, cioè, sono io. Casa discografica e decido se te sei arrivato o no. Anzi, io posso fare in modo che tu ci provi. Certo. Senza di me non fai. Ragazzi, perché senza casa discografica si arriva fino a un certo punto. Poi più in su non si può andare, i festival non si possono fare, determinati concorsi non si possono fare, cioè deve sempre avere una casa discografica d'appoggio, ma per ovvi motivi, ma anche di tutela tua personale, perché dietro una casa discografica ci sono anche gli avvocati, ci sono tutta una gestione dei diritti che non sa nemmeno nessuno che cosa possa essere, non ci si improvvisa nulla. Però bisogna avere l'umiltà, il coraggio e soprattutto la determinazione di investire tempo, risorse e tanta tanta volontà in quello che vuoi fare, perché se no, con tutto il rispetto, vai a farti il tuo lavoretto nella catena di montaggio, nella fabbrichetta. Se te vuoi fare un mestiere di successo. Se devi fare un mestiere di successo, devi investire in te stesso, ma ti ripeto, non è solo un discorso economico, è un discorso di
di passione, è un discorso di voglia, è un discorso di qui, ragazzi, non hanno più voglia di fare nulla, non si arriva così dal nulla. Perché il problema è anche questo: il messaggio sbagliato che passa è questo. Guardano i talent, guardano i 20 ragazzetti che sono a fare i talent, e dicono: no, cazzo, lo voglio fare anch'io. Non funziona così. Non ci si improvvisa. Perché magari quella di gente che sì, avrà 17 o 18 anni, però magari è vissuta nella musica. Chi va lì sa già cantare, che se lo sognano pochi. C'è gente che sa ballare, che boh, io se mi muovo così mi stiro una spalla, però cioè, te capi? Ora vai, sono vecchio. Però c'è gente che comunque da quando era piccolissima ha C'è gente che ha fatto un sacco. mantenuto. Capito? E si è costruita la passione, è vissuta di passione, è anche giusto che arrivi. Poi gli sbagliano contratti discografici perché li bruciano, quello è un altro discorso. Ma non ci si improvvisa niente, si riesce insieme a qualcuno che ne sa più di te. Perché quando vanno lì, è vero, hanno un contratto discografico, ma è una tutela anche. Ma quando vanno lì, studiano lì, hanno a che rivedere con i professori veri, con gli artisti famosi. Imparano che vuol dire anche porsi a un certo pubblico, chi esce da amici, che stava ascoltando, eccetera. No, Cioè, non è tutto oro che luccica, anzi, è probabilmente altro che oro. Però ti dà una possibilità di visibilità che oggi probabilmente in altri posti non puoi avere. assolutamente sì. Altrimenti, la cosa più semplice e importante da fare è riuscire a destreggiarsi e imparare a camminare da soli. Con quelli si può arrivare, si può destare interesse, però devi sempre comunque essere disposto a metterti in discussione. Non Certo. c'è, c'è sempre, sempre qualcuno più bravo di te, più intelligente di te, più scaltro di te e che ne sa sicuramente più di te. Questo è la legge dello stare al mondo. Quindi se si riesce a capire come si sta al mondo, bene, e si può lavorare, bene. Altrimenti siamo tutti nello stesso minestrone. Abbiamo Penso. tralasciato qualcosa? Non credo, vabbè, sì, ci sarebbero tante cose da dire, tante altre, ma credo che sia tempo. Ma un'ora. Ma l'unica cosa che possiamo dire per chiudere, credo, rimanendo sempre lì, è il discorso che probabilmente da oggi qualcuno smette di fare musica come dopo questo video, o qualcuno rafforza il fatto di... Più visibilità per gli altri, io sono di questa idea. Più visibilità per gli altri, più spazio per gli altri. Visibilità è un'altra cosa. E io spero più consapevolezza. Cioè, io ti ripeto, non è che sono soave o chi per lui, però non ho fatto la storia della musica, spero di farla. Ma il problema è che ci vuole coscienza di quello che si fa e quello che diciamo qui è comunque qualcosa che no, non riguarda solo la mia esperienza, ma riguarda l'esperienza di tanti artisti che ci sono passati, che sono cresciuti, che Sì. hanno imparato tante cose e che hanno conosciuto diverse persone. Quindi io chiuderei con un riepilogo. Ma infatti lasciami dire l'ultima cosa e poi A chiudiamo. volte. Allora, proprio per chiudere tutto il cerchio, possiamo parlare di uffici stampa, possiamo parlare di case discografiche, possiamo parlare di talent, possiamo parlare di tutto quello che vogliamo. Ma in primis dobbiamo partire da noi stessi, cioè quello cosa vogliamo fare? Cosa siamo? Cosa vogliamo dalla vita? Cosa vogliamo fare nella musica? Come la vogliamo fare? Cioè, se non sappiamo noi quanta passione ci mettiamo, perché se facciamo questo e se vogliamo arrivare, non dobbiamo pensare di pubblicare una canzone e siamo famosi. C'è un percorso probabilmente più faticoso pure di tanti altri tipi di lavori. Assolutamente sì. Quindi partiamo da questo presupposto. Cosa vogliamo fare nella musica? Vogliamo farci il mazzo per arrivare? Ci facciamo il mazzo per arrivare. Vogliamo pubblicarle perché abbiamo il piacere di tenere quel brano lì, di dire che Marco Tobia è un brano su Spotify? Facciamolo, però resta lì. Quindi. Ma il problema è questo, cioè, il problema è che sono nate tantissime, ma un'esagerazione, una cosa vergognosa di queste etichette discografiche. Perché? Perché c'è la gente che fa musica così, ma
Sì. Casa discografica, no, bello, figo. No, sono entrato a casa discografica. Poi vengono a Sandro e gli dicono: Sandro, ma fammi capire, io 2 anni che sono con questa casa discografica. E che ha fatto? Ma nulla, sono qualche playlist. Gli ho detto: sì, ma quanto ti ha acquistato visualizzazioni? Sì, ma c'ho 300 ascoltatori su Spotify. Ho 1 miliardo di visualizzazioni sul mio canale YouTube che ho fatto i video lì, ci provo, non ho visto un euro. Una domanda fatela. O sei fortunato Una domanda. e su quei 300 trobecchi uno che gli piace ed è un produttore non so qua, non so chi, un'etichetta di non so chi, che non succede mai, oppure resta lì e resterà in eterno. Anche perché io qui, e poi chiudo, quando si parla di qualità non vuol dire un suono che suona particolarmente limpido o una voce che suona particolarmente pulita. Cioè i professionisti lavorano su altre cose, lavorano anche sulle strutture del brano, lavorano sulle dinamiche, lavorano sull'innovazione dei suoni, cercano di capire qual è il sound o quel suono che sarà in voga fra qualche mese. Lì sta la bravura del discografico. Lì sa nel produrre quella qualità insieme alle proprie capacità per entrare in determinate playlist. Cioè, nelle editoriali, facciamo così, che tutti pensano a questo sogno dell'editoriale. A parte che se vai in un editoriale, tempo, se ci entri, tempo una settimana, sei già sparito. Perché fai così. Tempo zero. Comunque, vabbè. Il problema è, la tua canzone deve appartenere a determinate playlist. Se la tua musica non è classificabile come qualità, come dinamiche, come contemporaneità, come se non sei identificabile, non hai mercato. Questo è. E se non hai mercato, o sei l'innovazione, quindi magari riesci a diventare qualcuno davvero, oppure comunque è l'unica cosa che ti rimane, la qualità e tutto lo studio che fai per restare e per poter crescere da un punto di vista discografico in visibilità con etichette importanti, perché poi su quello si va a lavorare. Però ci devono essere le condizioni. Certo. Cioè, se te mandi un demo con una chitarrina, chitarra, Mario, ukulele e uno djembé, va bene, si fa bellino, però me lo mando a una casa discografica. Posso mandare anche a una casa discografica, però devi fare produzione. Quindi, cioè, che cosa gli vai a dire a un produttore? Ah, guarda bello, fammi la produzione, io voglio spendere nulla, senti bene questa canzone. Non funziona così, ragazzi. Cioè, ora, queste sono proprio le basi, ma anche il fatto che è andato in studio di registrazione non aveva dietro un direttore artistico importante, non aveva dietro un arrangiatore che lavora come fa fannoni, con quello di, capiscimi? Cioè, aveva comunque un ottimo suo staff personale che magari gli ha permesso di fare un buon prodotto. Ma questo buon prodotto si deve trasformare in un prodotto eccellente. E in un prodotto eccellente ci devono mettere le mani i professionisti. E quando siamo i professionisti? E tu paghi. Cioè, sarà relativo. Sarà minore in base all'intervento e alla qualità del prodotto, ma mettere in discussione, che poi si arriva a questo, mettere in discussione l'intervento dell'artista da un punto di vista economico per provare a fare il salto definitivo, no ragazzi, è come se devo fare un grattacielo di 100 piani, arriva il 98esimo, dice, ah, c'ho più voglia, vengo via. Cioè, cerchiamo di capire il senso. Comunque, là, io ce la faccio più. Quindi, mi è piaciuta questa diretta. Sono scatenato. Ora riprendo una tavolina e poi vado a letto. Io voglio commenti.
sfogatevi. Ditemi, Sandra, avevi ragione. Ma è arrivato qualche commento o Ma io tutti... non vedo più nemmeno chi entra, quindi boh. Ah, boh. Mi sei Non fermato so. ad Alessio Galeati, basta, che fine. Aspetta, aspetta. Non vedo. Allora, Fabrizio, giusto, hai ragione, mi ha detto, grazie. Ecco, anche Gianna non ha problemi. No, non vedo più niente. Misura ci ha lasciato. Vabbè, comunque, per chi vedrà questo video, commentate, voglio sapere cosa ne pensate. Sì. Ditemi che ho torto, perché no. In qualcosa può darsi di sì, in qualcosa vi assicuro di no. Consigli anche sulle prossime dirette. Ora vediamo come fare, che ci sta questo problema il giovedì. Vediamo. Comunque, continuate a seguirci sui nostri canali Independent Music Movement. Mi raccomando, andate a iscrivervi sul canale YouTube, ragazzi. Ci sono tutti i videoclip dei nostri ragazzi che sono nella community. Vanno guardati, vanno giudicati, commentateli. Anche se fanno schifo, diteglielo, fa schifo, però commentatelo perché hanno fatto videoclip, quindi è giusto che li guardiate e esprimiate la vostra opinione e iscrivetevi al canale. Ci siamo. Io non ce la faccio più. Se tu vuoi dire qualcosa a te, No, no, no. io ho finito la voce. Quando scrivete a una casa discografica, vabbè, un'etichetta discografica, hai detto tu, presentatevi prima di tutto, siamo nel 2022, per favore, l'educazione prima di tutto, e poi tutto il Io resto. lo so che comincia a mancare educazione, comincia a mancare buon senso, ma non va bene, ragazzi. Voi lavorate con gente che lavora nello spettacolo. Ma voi avete mai visto un cantante o qualcheduno che si rispetti, che ha durato, che si comporta in malo modo con i fan, che si comporta, che manda a quel paese un chitarrista o che... Ragazzi, bisogna fare i professionisti. Bisogna fare i professionisti. Purtroppo Sandro, sono capitati tanti, tanti, tanti eventi dove c'è troppa mancanza di rispetto nel mondo in generale, nel mondo della musica pure. So. Non, secondo me non c'entra tanto il discorso musica o meno, nel senso quando si presenta con una persona bisogna salutare per prima. Per secondo, non siamo fratelli, non ci conosciamo, quindi bisogna dire chi sei, chi sei. No, ma non c'è più nulla. Ma io, a scuola, cioè, alunni che danno del tu alle Sì. professoresse o che li offendono da quando entrano alla fine, ragazzi, non bisogna fare così. Allora, questa gente qui, è bene che nella vita non faccia mai niente. E quindi io ve lo dico, anche se siete giovanissimi, ancora andate a scuola, io vi garantisco questa cosa qui: non troverete nemmeno lavoro, ma non nella musica, non troverete neanche persone che vi stanno dietro, non starete bene neanche in una compagnia. Perché così non si fa. Perché se volete rispetto, dovete dare rispetto. Bisogna fare i professionisti. La musica è una professione. Se volete farlo di professione, ci si comporta in una certa maniera. Se non volete farlo di professione, non andate a rompere a chi di lavoro fa questo e che cerca di farlo nel migliore dei modi. Ok, se ci andate, Basta. abbiate rispetto comunque. No, ma il rispetto ci deve essere per forza. In una società normale, ragazzi, ci deve essere. Non c'è, cioè, non c'è a nessun livello, però non è tollerabile. E non è tollerabile. Esatto. Io mando a fanculo 10 persone al giorno. E il giorno dopo lo stesso, perché magari sono sempre le stesse. Però se si merita quello, è quello. Cioè, voglio dire. Comunque, non divaghiamo. No, vabbè. Mi raccomando. Fate tanta bella musica e commentate questo video. Va bene. Marco, ti saluto, vo a letto. Sandro. Buonanotte a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.